Buonasera a tutti. Con questa sera chiudiamo questa breve excursus nella storia della cosmologia, dell'astronomia, delle nostre conoscenze. Abbiamo parlato dell'universo dai miti originali, quando l'universo era considerato una creazione esclusivamente divina e appannaggio solo degli dèi. Abbiamo visto nel tempo, con gli antichi greci, come l'universo è cresciuto un pochettino, ha preso una parvenza di scientificità con i tolemaici. Andiamo avanti, siamo andati avanti e siamo giunti poi a tempi molto più recenti, con tutto il passaggio tramite Galileo, siamo arrivati a Newton, dove si è formalizzata un nuovo tipo di scienza, che è la scienza vera e propria, e adesso nel secolo scorso, nel 1900 e a tuttora, vediamo gli scienziati che cosa hanno scoperto, come è cambiato il punto di vista della scienza sul cosmo, sia sul macrocosmo e poi in un'altra serie di lezioni che però appunto saranno poi l'anno prossimo, vedremo anche magari qualcosa che riguarda il microcosmo, l'infinitamente piccolo. Ma per motivi di tempo stasera vediamo la parte ancora del macrocosmo. Gli argomenti di questa sera, ve lo dico subito, non sono facili. Ci sono delle considerazioni di tipo matematico che, lo ammetto, vanno anche oltre le mie stesse capacità di comprensione. Ci sono delle cose realmente complesse, controintuitive. Ne parleremo in maniera leggera, spero comprensibile. Se non le capite subito, non preoccupatevi, perché è normale. Eventualmente vedremo qualcosa in più. E da dove partiamo? Partiamo dalle geometrie. Le geometrie finora, fino al tempo di Newton, quindi prima dell'avvento della relatività di Einstein, diciamo, erano una. C'era la geometria di Euclide. La geometria di Euclide era quella che rappresentava il mondo così com'era, era la realtà vera e propria, al di fuori di quella non c'era nient'altro. Quindi la geometria euclidea è quella che si impara a scuola, è la geometria del punto, della retta, del piano e dei solidi. È semplice ormai perché siamo abituati a considerarla da piccoli, è intuitiva, è quello che noi vediamo tutti i giorni, per cui io decido che questo qua è un solido, il piano del tavolo è un piano, posso prendere delle misure, posso spostarlo, posso girarlo nello spazio, è sempre quello e lo comprendiamo benissimo. Cosa c'è? C'è che noi però non viviamo su una superficie piana, noi viviamo su una superficie sferica. La Terra è sferica, anche se ci sembra piana. Se sembrava piana a molti antichi, in realtà è sferica. Quindi il senso già di parlare di retta, di andare in linea retta da un punto all'altro, è un po' un'illusione nostra, perché se noi andassimo realmente in linea retta da un punto A a un punto B, non arriveremmo dove vogliamo andare, anche perché una retta su una sfera sarebbe tangente in un punto solo. Noi andiamo su una superficie curva, quindi ci muoviamo per curve. E questo è un concetto che era noto ai naviganti, ad esempio, anche se ai tempi che furono non lo consideravano tale. Una geometria di questo tipo qua è una geometria su una superficie sferica, una sfera di tipo positivo, ma anche un vasaio, uno scultore, un artista dei tempi passati usava delle geometrie non euclidee. Facendo un vaso ci sono dei punti del vaso dove le geometrie non sono tutte uguali. E vediamo un po', dovrebbe essere nella prossima. Eccola qua. Una geometria di questo tipo, una curvatura positiva, la parte panciuta del vaso, una curvatura nulla, che è il tratto cilindrico del collo, poi nella parte svasata qua abbiamo una geometria di tipo a curvatura negativo. Cosa c'è di diverso, di fondamentalmente? Lo vediamo dai triangoli. Il triangolo tipico del piano è quello in cui la somma degli angoli interi sono 180 gradi. In una geometria la curvatura positiva è maggiore di 180 gradi, in una curvatura negativa è minore di 180 gradi. Certamente fare i calcoli su questo è facile, fare i calcoli su questi qua
non è così poi semplice come gli altri, non è semplice anche perché non ci siamo abituati. E mi direte, ma perché? Vabbè, ma a noi cosa ce ne importa poi di queste geometrie? In fin dei conti, quello che era stato detto fino adesso con Newton ha funzionato bene, è servito per costruire ponti, per costruire palazzi, è servito per costruire motori, è servito per far funzionare tutto, quindi cosa ci importa? Beh, ci importa dal punto di vista intanto fisico, perché nell'universo di Newton, come abbiamo visto la volta precedente, gli osservatori vedevano le cose e le leggi fisiche e andavano bene tutto quanto finché l'osservatore era fisso rispetto al resto dell'universo. Invece, in seguito, vedremo tra poco che con Einstein le cose non tornano più. Comunque, prima di andare avanti, vediamo un attimo l'inciso. Chi è che si prese la briga di studiare un po' queste geometrie non euclidee? Fu questo signore qua, Schwarzschild, che cominciò a studiare queste superfici e scoprì che l'universo, più che piano, poteva essere curvo. E poteva essere curvo positivamente o poteva essere curvo negativamente, seguendo i concetti che abbiamo visto prima. Cosa implicava il fatto di un universo curvo positivamente o negativamente? Implicava che si potevano calcolare delle dimensioni dell'universo in base al parallasse stellare. E ha detto che l'universo, se fosse stato curvo negativamente, in base ai parallassi stellari, avrebbe avuto una dimensione che non poteva essere inferiore a 60 anni luce. Quindi si comincia a definire una dimensione dell'universo. È piccola, però con i calcoli veniva questa cosa qua. In seguito disse, ma l'universo potrebbe anche essere però su una superficie sferica. È un universo che sarebbe di tipo finito, perché è contenuto su una sfera, ma non avrebbe comunque limiti, non avrebbe margini, perché su una sfera, nel momento in cui ci siete sopra, non avete un punto di riferimento, potete girare all'infinito su una superficie finita. E questo universo di tipo positivo sarebbe stato almeno di 6.000 anni luce, di dimensioni per poter contenere tutti gli ammassi stellari, tutte le galassie, tutte le nebulose conosciute al momento. Ecco qua il parallasse stellare, tanto per fare un piccolo richiamo. In un momento dell'anno della rotazione terrestre intorno al Sole, vediamo, traguardiamo una stella e la vediamo in questo punto, rispetto alle stelle lontane. In un periodo, quando siamo alla parte all'opposizione, lo stesso corpo celeste viene visto spostato e questo è il parallasse. Parallasse stellare, un parallasse di qualunque cosa, se guardate una cosa attraverso il pollice, con un occhio e con l'altro, vedete il vostro dito che si sposta da una parte all'altra. Calcolando questi parallassi sulla superficie geometrica, venivano fuori quei risultati di Schwarzschild. Dal 1687 la fisica si era un po' bloccata sull'innovazione di Newton e purtroppo era valsa un po' l'idea che ormai tutto era stato scoperto, che le cose erano così, e non è vero. Le leggi di Newton infatti ci spiegano tutto quanto, ci spiegano perché vanno le cose come vanno qui da noi sulla Terra, nel nostro spazio immediato, però, come ho detto prima, come vi ho accennato, valgono solo per un osservatore di tipo speciale, quello che non ruota né accelera rispetto alle stelle più lontane. Quindi sono osservatori che si muovono di moto rettilineo uniforme. L'astronauta sul razzo che ruota vede degli effetti che non vengono spiegati dalla geometria e dalla fisica newtoniana. E Einstein si rende conto di questa cosa qui e cerca di trovare un modo che dice, ma se le leggi di natura sono quelle che sono valide ovunque, non possono rivoluzionarsi a seconda del punto di vista del nostro osservatore. E quindi comincia a pensare, fa delle riflessioni, fa delle considerazioni in matematica e giunge a dare con la sua relatività generale, prima la ristretta e poi la generale, giunge a dare delle spiegazioni del perché l'osservatore può vedere le stesse cose indistintamente dal fatto che si muove in un modo e sia posizionato nell'altro modo o in un modo ancora diverso. Per giungere a queste conclusioni Einstein deve usare però un tipo di matematica un po' diversa, perché una cosa è lavorare in un universo tridimensionale come il nostro in cui bastano
un vettore con tre con intensità direzione verso per avere le informazioni. Ogni vettore però ha associato a se stesso un covettore, che nel nostro universo praticamente sono, nella fisica di tipo newtoniano, sono sovrapposti. Quando invece andiamo nell'universo quadridimensionale di spazio e tempo di Einstein, sono ruotati e quindi bisogna portarsi dietro una quantità di informazioni maggiori per poter modificare i punti di vista e fare in modo che le relazioni non cambino. E per fare queste cose qui Einstein usa la matematica tensoriale. Non penso che sia il caso di spiegarla perché è complicata. Sappiate che esiste questa matematica, chi di voi la conosce perché ha fatto ingegneria, perché ha fatto matematica o fisica, sì, per gli altri sappiate, c'è questo sistema di portarsi dietro queste matrici di informazioni che possono essere fatte ruotare e che ci danno le stesse relazioni, quindi per qualunque tipo di osservazione facciamo, la legge fisica resta invariata. Qui abbiamo un commento di Jean Eisenstead, che è il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Parigi, dice che l'universo doveva essere reinventato e i principi di Einstein furono come lampadine che ne illuminassero la strada. Egli riuscì a delineare i contorni di una teoria della gravitazione in cui tutte le masse, tutte le particelle, tutta l'energia dell'universo contribuivano alla sua struttura. Lo spazio-tempo era curvo sotto il peso della materia-energia. Quindi Einstein introduce il concetto di universo, di spazio e di tempo. Le dimensioni da 3 passano a 4. Arriviamo ad avere un universo quadridimensionale. E questa è la differenza, che è una visione bidimensionale, che vorrebbe rappresentare una struttura tridimensionale che a sua volta è la proiezione di una struttura quadridimensionale. È un po' un giochetto così di parole, però vedete, questi avvallamenti sono la massa, le masse dei pianeti, che flettono la struttura dello spazio-tempo. Logicamente per fare calcoli in questa cosa qua dobbiamo portarci dietro quei famosi quadri vettori, quella matematica tensoriale che ci permette di avere tutte le relazioni corrette per poter interagire con questi oggetti. È materia di studi di matematica un po' più elevata, va bene. Quindi la materia dice allo spazio come curvarsi, la gravità fa curvare lo spazio, e lo spazio dice alla materia come muoversi. Una volta che lo spazio si è curvato, la materia confluisce e ha le sue brave relazioni tra una parte e l'altra. Ora, l'argomento della relatività ristretta è già stato trattato dal nostro collega. La relatività generale potrebbe essere l'argomento di un'altra prossima e futura lezione. Qui facciamo una piccola considerazione su quello che viene fuori dai calcoli di Einstein, sul primo modello che esce fuori dalla teoria della relatività. Einstein prevede uno spazio statico, quindi uno spazio che non si espande, con curvatura positiva, che quindi, come le curvature positive, sono prive di confini, ricordate la sfera, prive di confini ma con volume finito. Il volume di questo spazio è rappresentato qua, diciamo, in ascissa, per così dire, e il tempo in ordinata. Per cui, se un osservatore che è posto in questo spazio osserva un raggio di luce che si muove, il raggio di luce seguirà la curvatura dello spazio, come un'elica così, partirà, si allontanerà dall'osservatore, raggiungerà un antipodo e comincerà a riavvicinarsi. Per cui potremmo vedere, come osservatori di questo spazio, vedere ciò che è successo nel tempo precedente e vedere le cose che si ripresenteranno a periodi intervallati di tempo in base al raggio di curvatura di questo spazio. La densità della materia in esso contenuto definisce questa distanza qua, il diametro. Poi il tempo impiegato per fare una rotazione sarà, tempo è lo spazio diviso la velocità, quindi 2πr, che è la circonferenza, diviso la velocità della luce. La densità della materia, abbiamo detto, ci dà le dimensioni di questo spazio e quindi
qua dice che con una densità pari a quella dell'aria ci vogliono 2 giorni e mezzo per fare il giro di questo universo. In questo universo vediamo ciò che avremmo fatto 2 giorni e mezzo prima, 5 giorni, 7 giorni, 7 giorni e mezzo fa, e ogni volta la luce tornerebbe verso di noi dal passato. Questo universo cos'ha? Mantiene ancora le concezioni di spazio statico del tipo newtoniano. Esiste per tutta l'eternità passata e futura, ed è stata la prima cosa che Einstein ha trovato, quindi la cosa più semplice, la cosa più intuitiva che gli è venuta in mente. Non è detto che sia quello vero, non lo è, perché non è quello che ci succede, però è un modello. Quelli che vedremo adesso, neanche nei prossimi, non sono universi reali, sono universi di tipo matematico, sono modelli che vengono creati, sviluppando queste relazioni di Einstein. E cosa servono? Servono a indicare possibili forme dell'universo. Vedremo che proprio da queste cose qua, da questi calcoli, si scoprono dati importanti che, ad esempio, come questo trovato da De Sitter, collega di Einstein con cui collaborò molte volte, e anche lui, partendo dalle equazioni di Einstein, le analizza e ottiene un nuovo modello di universo, uno dei tanti che poi vedremo. Einstein dice, nel mio universo, a un certo punto, per far quadrare tutte queste equazioni, manca qualcosa che lui lo chiama lambda, la grande lambda, che è una forza repulsiva che Einstein poi però a un certo punto non gli piace molto, che quindi la toglie, poi la rimette, non è indeciso anche lui stesso su cosa farne. È quella forza che probabilmente oggi poi coincide con l'energia oscura, quella forza che fa dilatare l'universo. Comunque, De Sitter mantiene questa forza repulsiva. La materia ha una densità nulla, quindi la materia dell'universo è praticamente equiparabile a un gas perfetto. La sua gravitazionale è nulla, la sua attrazione gravitazionale e i suoi effetti. La geometria di questo universo è di nuovo piana e di nuovo di tipo euclideo. È un universo facile da trovare con le equazioni ed è difficile invece da interpretare, perché non ha dei problemi, anche lui, che poi vedremo. Dice, cosa ne viene fuori da questo universo qua? Ne viene fuori una cosa molto importante, più che altro. Dice che la luce che proviene da oggetti lontani ha lunghezza d'onda maggiore e appare più rossa e che aumenta man mano che l'oggetto si allontana da noi. Quindi parte dal violetto e va verso il rosso. Questo è l'effetto De Sitter. L'effetto De Sitter che poi è quello del red shift, che era già stato scoperto da Westhuis-Leifer. Westhuis-Leifer aveva osservato questi fenomeni di spostamento verso il rosso su nebulose lontane. Nebulose, ricordiamo che in questi primi periodi erano tutti quegli oggetti che, visti al telescopio, non erano ben definiti. I telescopi di allora non erano quelli di adesso, non c'erano quegli orbitanti, erano telescopi, avevano il problema dell'aria, dei moti dell'aria, e quindi molte nebulose in realtà erano galassie vere e proprie. Comunque, con quello che si sapeva al momento, stiamo parlando del 1920 all'incirca, dal 12 al 20, queste ventine di nebulose che erano state osservate fino a quel momento lì avevano questo red shift, ma non si sapeva a cosa corrispondesse, non c'era il concetto di universo in espansione, in dilatazione, così. E vabbè, questa qua è quella, appunto, Schleifer osserva e concorda con il fatto che queste onde luminose ci arrivano da galassie lontane, si allontanano radialmente da noi da un lato della galassia e si avvicinano dall'altro. L'universo non era, appunto, non si sapeva che fosse in espansione e non si sapeva cosa significasse. De Sitter descriveva l'universo in espansione che accelerava in base alla grande lambda di Einstein, e il problema anche di comunicazione di allora, non c'era internet come adesso, le comunicazioni a volte erano più difficili. Fatto sta che il lavoro di Schleifer non viene associato a quello di De Sitter e non si riesce a fare una correlazione che verrà fatta poi in seguito. Ecco, questi qua sono i valori, i red shift visti da Schleifer,
La nebula nella Vergine, queste qua sono le bande di interferenza dell'idrogeno e del potassio. Questa qua, la riga che ci interessa è questa. Man mano che ci allontaniamo, andiamo a osservare oggetti che si allontanano da noi, vedete che pian piano si sposta e va sempre più dal violetto, va sempre più verso il rosso. Quindi vuol dire che questo corpo si sta allontanando da noi. L'effetto Doppler, in pratica, anche l'equivalente dell'effetto Doppler della famosa sirena dell'ambulanza che sentiamo arrivare più acuta e poi se ne va via più grave. È la stessa identica cosa. Oh. Quindi, abbiamo visto, l'universo si espande, cioè si espande, lo sappiamo, loro non lo sapevano, e quindi stiamo riassumendo un attimo, De Sitter riesce a ideare, riesce a calcolare in maniera così teorica un universo in espansione che aiuterà con questo suo modello a comprendere altre cose poi nella struttura del cosmo. Vediamo, l'universo di De Sitter non smette mai di crescere, si espande. È sempre esistito e sempre esisterà, non ha inizio e non ha fine. Se si va all'indietro nel tempo diventerà sempre più piccolo, ma non sarà mai di dimensioni nulle. Non vi è un inizio dove la densità della materia sia infinita e le dimensioni nulle. Questo qua è un problema interessante che viene poi a dar fastidio alla teoria di Einstein. Potrebbe essere un punto in cui la teoria di Einstein cade rovinosamente e perisce. L'universo di De Sitter si espande a ritmo costante ed è sempre lo stesso. Il futuro, essendo sempre lo stesso, non si distingue il futuro dal passato, non ci sono punti di riferimento. Per cui se veniamo presi, veniamo immessi in un universo di De Sitter, in qualunque momento non sappiamo quanto tempo è passato, non sappiamo se l'universo sta andando avanti nel tempo, se sta andando indietro, non ci va, perché è impossibile collocarsi nel tempo. Tutte le cose che si osservano sono sempre le stesse, è un universo di una monotonia allucinante. Eppure serve, è servito se non altro, a trovare il redshift. Oh. Abbiamo visto quindi già che in poco tempo sono stati trovati almeno due universi, in realtà molti di più. Thomson a un certo punto dice, abbiamo lo spazio di Einstein, lo spazio di De Sitter, gli universi in espansione, gli universi in contrazione, gli universi vibranti. In sostanza il matematico puro può creare universi solo scrivendo un'equazione, e anzi, se è un individualista può avere un universo tutto suo. Quindi, questi universi sono più delle volte solo delle concettualizzazioni matematiche, non corrispondono alla realtà. Oh. Andiamo avanti, vediamone qualche d'un altro, tanto per conoscenza, così diciamo che per ognuno di questi universi ci sarebbero da fare ore e ore e ore di lezioni, dimostrazioni, calcoloni. Non è quello che vogliamo fare, un minimo di conoscenza di queste cose. Universo di Friedman, un russo, matematico e meteorologo. Era un profondo conoscitore della matematica, delle equazioni di Einstein. Conosceva De Sitter, anche lui non conosceva il lavoro di Slipher. Si era studiato anche l'universo ed era d'accordo sul fatto che l'universo fosse omogeneo ed isotropo, vale a dire, in qualunque parte andiamo a prendere l'universo sarà uguale e sarà uguale in qualunque direzione ci spostiamo. Cosa dice poi alla fine questo signore qua? Dice che il nostro universo, secondo uno dei tanti dei suoi calcoli, nasce in un momento, si espande, raggiunge un valore di massima espansione, poi sotto il carico della gravità di tutta la materia che c'è dentro, poco per volta ricollassa su se stesso, a raggiungere dimensioni quasi nulle, e quindi ricresce di nuovo. È un universo che oscilla nel tempo, che si demolisce, si cresce, muore, rinasce, cresce e va avanti così all'infinito. Quindi non è sempre esistito e sempre esisterà, ma con queste fasi di crescita, di nascita e di morte costante, che si assomiglia un po' a certe vecchie credenze che erano state dette dagli antichi. Come facciamo a dire se l'universo sarà un universo che cresce, si espande, che? Sempre con le nostre solite geometrie. Quindi avremo il valore di K che ci identifica che tipo di universo è, con un K minore di 0, avremo una curvatura di tipo negativo, avremo un universo aperto, un universo che cresce nel tempo e che si dilata all'infinito. Con un valore di K maggiore di 0 sarà un universo chiuso,
raggiungerà un massimo di espansione e poi tornerà a collassare su se stesso. Quello che sembra l'universo più semplice, più piatto, più comodo, quello con K uguale 0, è detto critico, perché è un universo in cui qualunque la minuscola variazione di qualunque fenomeno può portare ad andare sul K minore di 0 o sul K maggiore di 0. Quindi sono universi altamente instabili, sono come una matita posata sulla sua punta che la minima vibrazione cade. Questo per dire queste geometrie che importanza hanno. Allora, parlando di geometria, adesso facciamo un giochino così. Ho preparato questa striscetta di carta. Su questa qua siete tutti d'accordo nel dire che è una striscia, è un piccolo piano. Una carta, vedete che c'è una faccia anteriore e una faccia posteriore. Se io adesso allego questa, chiudo questa striscia su se stessa e la incollo, ottengo, ecco, più o meno, una superficie cilindrica. Su questo non avrete dubbio a dire che, vabbè, non si è incollata, comunque facciamo finta che sia incollata. Ecco, su questo nessuno ha dubbio di dire che questa è la parte esterna e questa è la parte interna del foglio di carta, per cui se eventualmente con una penna mi metto su una superficie e traccio una riga, la traccio molto male, quello che traccio di qua resta sulla mia superficie esterna, non si è incollato, ribadisco, e quella interna resta completamente bianca. Perché vi faccio questo discorso qua? Perché parlando di geometria parliamo anche un attimo di topologie, che quindi non è soltanto la forma stessa, ma è come cambiano i rapporti delle forme, come cambiano le considerazioni su ciò che avviene nelle geometrie. Se questo stesso pezzo di carta gli faccio fare una rotazione di 180 gradi e incollo le facce tra di loro, e speriamo che stavolta si incolli, ottengo qualcosa di un po' diverso dalla superficie cilindrica di prima. È una figura apparentemente chiusa, che però presenta alcune particolarità. Chi la conosce già sa che si chiama anello di Möbius, è una figura topologica. E cosa di particolare? Una serie di fenomeni interessanti. Se fosse abbastanza grosso da camminarci dentro, potremmo vedere che adesso io lo appoggio la punta qui e faccio girare il mio anellino senza staccare per quanto possibile la punta della matita. Passo di qua un attimo, ma in pratica fate conto che non l'abbia mai staccata. Continuo a tracciare la mia riga storta, sto macchiando tutto quanto, bene. Ecco. A un certo punto mi ritrovo al punto di partenza. Ho fatto un anello completo sia da una parte che dall'altra della mia figura. Questo per dirvi quanto è importante la forma delle superfici, dei solidi. Ho detto va bene. Adesso vi faccio vedere anche una cosa che si chiama controintuitiva. Se io secondo voi taglio, facciamolo di nuovo qua. Se io taglio questa qui e seguo la mia parte cilindrica, la taglio, ottengo due parti cilindriche uguali, più piccole. Se taglio questa otterrò lo stesso probabilmente, perché l'ho fatta di là, quindi nei conti non è molto diversa. La taglio, seguo la mia riga di mezzo, completo la mia, chiamiamola circonferenza, e voilà, adesso lo stacco. Come avete visto,
ottenuto, vabbè, si è scollato, però ho ottenuto una striscia più lunga, un anello più lungo, non si sono separati. Quindi, tornando alle geometrie, è importante tenere conto che le modificazioni di una struttura hanno ripercussioni interessanti, vanno studiate, e l'universo può avere delle forme particolari e a volte non così completamente intuitive. Perché parliamo di intuitività? Perché proprio anche le regole di Einstein e di altre cose si basano su fenomeni che non vengono detti controintuitivi. Questo qua è un esempio di tipo geometrico, ma ci sono tanti altri esempi. E quindi curvature, forme, topologie importanti quando si studia l'universo. Continuando a parlare dopo questa piccola parentesi geometrico manuale, andiamo avanti con l'universo di Lemaître. Lemaître era un prete cattolico, studioso anche lui di fisica e di matematica, un ottimo matematico. E tra le varie cose capì anche che il redshift era la prova dell'espansione dell'universo e si sovrapponeva alle conclusioni di Hubble, che guardando col telescopio scoprirà alcuni anni dopo in maniera empirica questo che invece Lemaître aveva trovato in maniera matematica, concettuale. Lemaître prende gli universi di Einstein, di De Sitter, di Friedman, li considera a livello matematico molto profondo, produce tutta una serie di possibili varianti. C'è una tabella che adesso non ho riportato dove ci sono tutte le possibili variazioni tra la lambda, il k positivo, il k negativo, la presenza, l'assenza della lambda, e dà un destino per ogni tipo di universo con quelle date tipiche, con quelle caratteristiche. Quindi fornisce una serie di elementi in più per lo studio degli universi e fa un gran bel lavoro. Ma ancora meglio di lui c'è questo signore che si chiama Gödel, come mi diceva tra l'altro l'amico Bracco, ha fatto dei teoremi che non sono solo difficili da dimostrare ma addirittura da enunciare, se mi pare. Sono talmente complicati, era un genio matematico incredibile, ha fatto delle cose, non ha lasciato a volte molte informazioni su come ha ottenuto i risultati, e anche i matematici e scienziati altri che ci hanno provato, molti non hanno neanche capito come ci è arrivato ad avere certe conclusioni. Comunque, Gödel fa anche tra le sue scoperte, dà anche questo teorema dell'incompletezza dell'aritmetica. Il teorema dell'incompletezza dell'aritmetica ve lo riporto, non c'entra molto con l'universo, ma è carino da riportare per una cosa. Dice che qualunque sistema logico abbastanza complesso da contenere l'aritmetica include delle proposizioni la cui verità o falsità non può essere dimostrata né confutata all'interno del sistema. Cosa vuol dire questo? È il motivo, ad esempio, pratico per cui l'antivirus nel vostro computer non riesce sempre a trovare tutti i virus che ci sono dentro, perché è incluso in un sistema che è abbastanza complesso da contenere l'aritmetica e non riesce, essendo al suo interno, a dire se una cosa che si verifica effettivamente è quella che deve essere, quindi non può dire se è vero o se è falso una certa condizione in pratica. E per cui il più delle volte vi toglie il virus e qualche volta il virus vi entra lo stesso nonostante ci sia l'antivirus. È un problema anche proprio di tipo informatico. Beh, a parte questa parentesi qua, propone un universo proprio veramente particolare. Oh, questo universo rotante di Gödel. Allora, intanto, questi conetti che sono indicati qua si chiamano coni di luce. I coni di luce cosa sono? Sono il punto, il vertice del cono è il punto nel tempo e nello spazio in cui è l'osservatore, in cui è la particella, in cui è il fotone, comunque l'oggetto che stiamo l'oggetto che fa parte di questa zona qua, quindi una sua coordinata. I lati del cono sono, come lo dice lui, il massimo della visuale che abbiamo e corrispondono alla velocità della luce. Non si può andare oltre, quindi tutto quello che c'è oltre questo spazio qua che lo circonda dai lati a 45 gradi esiste, ma non è visibile da quel punto lì, perché è oltre le capacità di visuale del soggetto che sta in questo punto. Allora, supponiamo di essere piazzati
al centro di questo universo, anche perché in questo universo qua, per avere questo effetto, bisogna essere posizionati nel modo corretto. Siamo qua sull'asse centrale, a un certo punto decidiamo di partire e viaggiare alla velocità della luce verso l'esterno di questo universo. L'universo sta ruotando, noi seguiamo la rotazione dell'universo e ci allontaniamo dal centro con questa curva fino ad arrivare a quello che si chiama il cerchio critico, che è praticamente il margine. Da questo punto vedete che seguendo la curva, il cono di luce poco per volta si curva perché segue comunque la sua traiettoria. Segue la sua traiettoria e quando arriva a questo punto si capovolge, quindi continua a guardare in avanti nel futuro di questo punto, peccato che in questo momento il futuro di questo punto è diventato il suo passato. Quindi seguendo il suo futuro ritorna nel passato. È un universo che permette il viaggio nel tempo. Permette il viaggio nel tempo e alla fascia dell'entropia, alla fascia di qualunque altra cosa, però da come è strutturato può succedere. Fantasioso? Probabilmente sì. La costante cosmologica è negativa, è un universo particolare, non ha riscontro pratico, però risolvendo le equazioni di Einstein con questi parametri qua è ammesso. Già, quindi siamo già su una considerazione un po' di tipo fantascientifico. Però è ammesso dalle equazioni di Einstein, poi non funziona, è un'altra questione. Anche perché noi comunque siamo abituati a considerare dal passato al futuro come una linea retta, quindi il passato, questo osservatore qua si sposta, quello che vede è il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro. Se noi mettiamo l'osservatore a camminare su un cerchio, a un certo punto vede sempre il futuro, vede sempre il futuro, vede sempre il futuro, vede... vede il passato. È un universo di tipo ciclico, si chiude su se stesso. Come ci sia arrivato non lo sa nessuno, l'ha postulato, a un certo punto l'ha tirato fuori, ma non mi risulta, a meno che qualcuno non mi smentisca, ma non risulta che qualcuno abbia capito come Gödel sia arrivato a dare questa conclusione qua. Vediamo un po' altre teorie su come l'universo, quindi guardate come nel frattempo, come dagli universi degli antichi ci stiamo andando a muovere verso concezioni nuove, verso nuove impostazioni. E vediamo allora questi tre signori qua, ad esempio, cosa hanno detto. Questi signori sono Hermann Bondi, Tommy Gold e Fred Doyle. Fred Doyle era stato assegnato a Paul Dirac alla cattedra per studiare e Paul Dirac era un insegnante che non aveva voglia di insegnare e Fred Doyle era uno studente che voleva studiare quello che voleva fare lui e non gli interessava cosa diceva suo capo, per cui andavano d'accordo in maniera perfetta, nessuno considerava l'altro e hanno continuato imperterriti. Fred Doyle, insieme a questi altri due signori qua, dicono che l'universo è isotropo e omogeneo e va bene. Questo universo si espande in maniera continua, eterno, non ha un inizio, non ha una fine e ha una densità costante. Allora, se pensiamo che è una cosa che si espande all'infinito, diciamo, vabbè, ma man mano che si espande, se la materia è sempre quella, la densità deve diminuire per forza. Loro dicono, no, guarda, ogni tot di periodo di tempo, 10 miliardi di anni, dicono, si forma un atomo nuovo per metro cubo di spazio, si forma, si crea, in qualche modo arriva, si chiama fenomeno della creazione continua. Questo universo è un universo stazionario, è un principio cosmologico perfetto, è un universo che è molto simmetrico, che è molto uniforme, è un universo che è praticamente un'espansione della visione copernicana, perché l'universo Copernico ci ha tolti dal centro del sistema solare e questo qua ci toglie dal centro dell'universo, ci piace in una posizione indefinita in questo universo di dimensioni infinite e che è abbastanza stabile. E l'universo così concepito da Hoyle, Gold e Bondi dice che può essere solo di quattro tipi: può essere un universo vuoto e solo con spazio e tempo. Non c'è niente, ci sono spazio e tempo. È una discreta desolazione. Può essere quello statico di Einstein, che abbiamo visto prima, può essere quello rotante di Gödel, o può essere l'universo di De Sitter,
che effettivamente corrisponde in maniera rigorosa a questo principio cosmologico perfetto. E questo principio cosmologico perfetto non è una cosa di secoli fa, è una cosa che è andata avanti ancora fino a pochi decenni or sono. È un universo, vedete, tra il 48 e il 52 era ancora in auge, però come tutti questi universi in espansione hanno un problema. Con i calcoli fatti, con gli strumenti fatti allora, la distanza delle galassie più lontane non era stata calcolata in maniera corretta. Non avendola calcolata in maniera corretta, le dimensioni dell'universo erano più piccole. Per cui, cosa veniva fuori? Veniva fuori che l'universo era più giovane delle stelle più vecchie che conteneva, il che è una cosa paradossale, perché se le stelle sono tutte nell'universo, se l'universo aveva qualcosa come circa meno di un miliardo di anni, c'erano delle stelle che ne avevano 3 o 4 miliardi, qualcosa non torna. Allora, dal telescopio di Monte Palomar nel 52 questo signor Bade ricalcola la luminosità delle stelle variabili Cefeidi, guardando la galassia di Andromeda, la rapporta alle scale di distanza allora in uso e risulta più piccola della Via Lattea questa galassia. Rifà un po' i conti ed ecco che l'età dell'universo già raddoppia, passa 3,6 miliardi di anni. Poi continuando a fare calcoli, continuando a migliorare le osservazioni, pochi anni dopo l'universo passa 5,4 miliardi di anni. Non è ancora corretta. A oggi, grazie anche ai radiotelescopi, grazie ai telescopi orbitanti, diciamo che siamo più o meno a 13,7 miliardi con un margine di incertezza di 0,1 miliardi di anni. L'universo è decisamente cresciuto, è cresciuto molto e vedremo che in realtà occupa uno spazio ancora maggiore di quello che dovrebbe occupare. Prima però, facciamo questo inciso, parliamo del signor Holmberg, che ai suoi tempi gli era stato dato un laboratorio, fondi quasi inesistenti, i computer non esistevano ancora così come li abbiamo oggi. Questo signore qua decide di fare un esperimento, dice proviamo un po' a studiare il moto delle galassie, di queste spirali, di queste cose qua. E cosa è dovuto? Sarà dovuto dalla gravità, sarà dovuto dalle forze di attrazione gravitazionali, proprio tipiche quelle di Newton, che lavorano con l'inverso del quadrato delle distanze. Siccome queste forze fondamentali con questa relazione quadratica inverse è abbastanza comune, è comune nell'elettromagnetismo, è comune nell'intensità luminosa, dice vabbè, allora facciamo una cosa. Aveva vicino all'università una fabbrica di lampadine, si fa costruire una serie di piccole lampadine di 8 mm di diametro con dei sensori di luminosità ai lati. Monta tutto un trabicolo su un tavolo di centri concentrici a cui avvita queste lampadine e poi comincia ad accenderle con valori di luminosità diversi, assegnandole a ciascuna, e simula con la luce la forza di gravità. In base a tutti i vettori risultanti, sposta di volta in volta ogni lampadina, ricalcola tutto a mano, si fa tutto questo lavoro, non so quanto tempo ci avrà impiegato, quante valanghe di calcoli ha fatto, e ottiene effettivamente un grafico, un plastico di questo movimento, e vedete che ci sono comunque queste forme. Dalla partenza, pian piano, si vengono a formare queste forze a spirale, queste forme a spirale, che sono quelle poi tipiche che ricordano la struttura reale delle galassie. Quindi, per lo studio dell'universo non è sempre necessario andarlo a guardare direttamente, si può fare anche a tavolino. Al giorno d'oggi abbiamo dei computer molto più potenti, lo possiamo elaborare direttamente col computer applicando le leggi fisiche e in minore tempo e con minore fatica riusciamo a ottenere risultati anche più precisi. Oh, va bene, adesso andiamo avanti. La tecnologia logicamente aiuta moltissimo nello sviluppo della ricerca, infatti negli anni 70 cominciano a divenire di uso comune i sensori a CCD, che sono quelli poi delle telecamere come questa che stiamo usando adesso, ad esempio per riprendere la lezione,
E con questi sensori si riesce ad acquisire l'immagine dell'universo in maniera più rapida. Una volta si faceva o a occhio o con delle pose fotografiche, poi bisognava andarsi a calcolare tutto. Con il sensore CCD si riescono a prendere molti fotogrammi, molte cose, si hanno quindi delle mappe dell'universo molto più complesse, molto più dinamiche, e si riesce a ricostruire un quadro anche tridimensionale. E si scopre che l'universo non era poi così semplice, piatto e regolare. Si scopre che c'è tutta una ragnatela, proprio sia a livello tridimensionale della struttura dell'universo e che delle relazioni matematiche e fisiche che ci sono tra i vari componenti dell'universo stesso. Quindi aumentiamo la complessità. Oh. Bene. Prima vi avevo accennato a un certo punto che nelle equazioni di Einstein c'è un momento, quando si ritorna indietro nel tempo all'inizio dell'universo, c'è un momento in cui succede una cosa particolare, una cosa matematicamente molto semplice. Al denominatore va a finire uno zero, si divide per zero e quindi si ottiene un infinito. Un infinito è un problema. È un problema perché cosa abbiamo? Abbiamo che tutto lo spazio diventa nullo e in tutto questo spazio nullo però c'è l'universo. Come fai se c'è tutto l'universo completo in uno spazio nullo? C'è un'energia che diventa infinita, c'è una massa che diventa infinita, poi energia e massa alla fine sono la stessa cosa, però non c'è più dimensione di spazio. Se non c'è dimensione di spazio non c'è neanche dimensione di tempo, e quindi le equazioni di Einstein non valgono più. Allora la domanda che se uno si pone, dice, ma allora la teoria della relatività è una bufala. Come fa? No, semplicemente non vale in questo momento. È valida da un certo momento in poi dalla nascita dell'universo ed è valida avanti fino a un punto X. Ed è un grosso problema, però, un grosso problema questo qua, di questo spazio nullo, di questa cosa che viene definita singolarità. È una cosa singolare, una cosa che non dovrebbe succedere. Se non che nel 63... Meissner dice, ma proviamo a vedere la questione in un altro modo. Voi pensate un attimo, la Terra. Se la Terra siete all'altitudine di adesso, a un certo punto andate al polo nord o al polo sud è indifferente. Quando siete, supponiamo, al polo nord, non c'è più nord. Ci sono tutti gli altri punti cardinali, ma nord in realtà non c'è più. Come fate ad andare più a nord del polo nord? Il polo nord si è azzerato. Alla minimo movimento che fate, comunque il nord ritorna. Facciamolo ancora in un altro modo. Una carta geografica. La carta geografica, proiettiamo la sfera su un piano. Ci sono vari tipi di modi di rappresentarli, però più delle volte il polo nord sparisce come punto, diventa una serie di punti, diventa una retta. Cosa succede? Succede che è un disastro, allora non esiste più il polo, la Terra si è spaccata. No, è soltanto un artefatto di tipo grafico. Non c'è nulla di particolare. Il polo nord esiste, la Terra è sferica, non c'è proprio, non succede niente. Se io vado al polo, non è che arrivo lì, mi trovo una voragine, un buco, finisce tutto. Continuo tranquillamente a camminare. Allora, applichiamo un concetto del genere anche al concetto di singolarità. Diciamo, lo spazio, a un certo punto, una particella, che potrebbe essere, prendiamo un fotone ad esempio, lascia una traccia nello spazio e nel tempo, a un certo punto, per qualche motivo precisato, la sua vita finisce in quel punto lì. In quel punto lì si annichila lo spazio, si annichila il tempo, la nostra particella non esiste più, e qua abbiamo che la storia di questa particella finisce e non può più procedere oltre. E questa potrebbe essere la singolarità, la nostra radiazione. Al termine del suo percorso la particella ha raggiunto il confine dello spazio e del tempo, non esiste più. Spazio e tempo si sono annichilati, basta. Quindi vuol dire che in questo caso qui c'è un'interruzione del continuo spazio-temporale. Cosa vuol dire questo qua? Qual è l'utilità? Evitiamo tutte quelle questioni che della forma, proprio delle geometrie, delle topologie dell'universo. Quindi eludiamo le ambiguità introdotte da cambiamenti di coordinate topografiche, quello che vi dicevo prima con la cartina, quando proiettiamo sulla mappa. Se l'universo
non ha buchi, non ha strappi, non ha interruzioni, quindi non ha singolarità, io posso andare a ritroso nella storia della particella all'infinito e seguirmi tutto il suo cammino. Se invece a un certo punto questo cammino si interrompe, vuol dire che quel punto lì c'è stata una singolarità. Quindi l'universo che non è singolare non ha buchi, non ha confini, non ha punti mancanti. È una visione che ci toglie in parte il problema della singolarità delle equazioni di Einstein. C'è un'altra considerazione, la singolarità deve essere per forza universale, cioè ce n'è una sola che vale per tutto l'universo? No, ce ne possono essere più di una, ad esempio. Non tutte le storie passate potrebbero aver avuto inizio. Alcune potrebbero aver avuto l'inizio, altre potrebbero essere sempre esistite e potrebbero esistere per sempre. Se tutte le storie passate avessero avuto inizio, potrebbero essere iniziate in momenti diversi nel tempo, perché no? Mi si inizia a un certo punto una storia di una particella, poi dopo x secondi, anni, secoli, millenni, se ne inizia un'altra. E la cosa più importante è che l'inizio di alcune storie potrebbe essere osservato da astronomi intenti a seguire altre storie da altre parti. Allora qua vi faccio uno schizzetto per rendere un po' più semplice. Supponiamo che questo qua sia l'andamento del tempo delle varie storie. A un certo punto, in questo punto qua, che chiamiamo A, c'è un cono di luce di un nostro evento. Se io sono piazzato in B, non posso vedere questo evento qua perché va oltre il mio cono di luce, perché sono prima e non accedo. Il cono lo posso vedere se sono qua, lo posso vedere se sono qua. Supponiamo che, adesso qua l'ho messo un po' male, lo modifico un secondo, facciamolo così. Supponiamo che ci sia un osservatore qua in C, in un tempo successivo, a un certo punto il cono di luce, se fosse fatto bene arriva qua, l'osservatore in C potrebbe vedere l'origine dell'evento in A, che però non è visibile a B. Quindi possiamo seguire queste varie storie da un'altra parte, quindi può essere visibile in un altro momento del tempo e dello spazio, ma non può essere visibile in un certo momento precedente o immediatamente successivo. Sempre per la questione che possiamo vedere tutto ciò che sta all'interno o sul bordo del cono di luce, ma non possiamo andare a vedere ciò che sta al di fuori. Non contenti di questo, andiamo a vedere un altro fenomeno. Roger Penrose è uno che con i coni di luce ci ha fatto un sacco di disquisizioni, un sacco di cose, ha parlato di singolarità nude, di singolarità che si espongono alla vista dell'astronomo per poi nascondersi immediatamente, ma non le andiamo adesso a guardare, invece guardiamo questo teorema della singolarità. Una singolarità si verifica all'interno di un buco nero se una stella morta massiccia si contrae per la forza della sua stessa gravità. Nella lezione della storia della materia è stato detto appunto che a un certo punto la materia degenera, continua a collassare, se la massa è superiore a certi valori continua a collassare oltre le forze delle repulsioni neutroniche e quindi si crea un buco nero. Un buco nero è di per sé stesso una singolarità perché distrugge, apparentemente sembrerebbe distruggere l'informazione. Ciò che entra all'interno del buco nero non esce più perché la forza di gravità del buco nero è superiore alla velocità di fuga della luce e quindi non esce fuori niente, a parte poi Hawking che dirà che c'è una radiazione di Hawking intorno al buco nero per un decadimento delle particelle quantistiche che si formano e che alcune, le antiparticelle, cadono all'interno del buco nero riducendone la massa, ma un discorso più complicato, poi magari lo vedremo un'altra volta. Comunque, Hawking, Ellis e Gerock utilizzano i metodi di Penrose e dicono, va bene, tu l'hai detto per un solo buco nero, noi lo diciamo addirittura per interi universi, applichiamo i tuoi concetti e li ingrandiamo ad interi universi. E dopo un po' sia Hawking che Penrose insieme dimostrano un teorema che si articola in 5 punti che devono essere necessari e sufficienti. Lo spazio e il tempo sono sufficientemente omogenei.
non vi sono, vale a dire, anomalie che fanno terminare le storie, quindi abbiamo un universo praticamente senza buchi neri, un universo senza momenti in cui sono sparite le informazioni. Il viaggio nel tempo è impossibile, si può solo andare in avanti, non vi è un circuito chiuso, non si ritorna indietro, quödel. Quindi niente universi di tipo Gödel. Nell'universo vi sono abbastanza materia e radiazioni, o vale a dire la forza di attrazione gravitazionale è sufficientemente grande per attrarre tutte le sue componenti. La gravità è sempre attrattiva e la teoria della relatività generale di Einstein è sempre vera. Se tutti questi 5 punti sono veri, allora esiste almeno una storia nello spazio e nel tempo che deve aver avuto un inizio. Quindi vuol dire che se tutto questo è vero, l'universo ha avuto inizio in un certo momento specifico dello spazio e del tempo. È un teorema, ribadiamo. Se i 5 assunti, la conclusione è vera se sono veri loro. Se uno o più vengono a mancare, non è detto che l'universo non sia iniziato in un momento esatto del tempo, però la situazione è indefinita, quindi non lo sappiamo, potrebbe, non potrebbe, forse sì, magari no, chissà. Indefinito. Oh. Tuttavia, in alcune condizioni la teoria di Einstein, ad esempio del punto 5, fallisce. Viene a mancare il punto 5 della teoria. Quando è che viene a mancare? Viene a mancare a livello quantistico. E quindi qua cominciamo a vedere che c'è un'altra teoria che nasce insieme alla relatività di Einstein, grazie a Bohr, Einstein, Planck, Heisenberg, e c'è lo scoprire la natura quantistica della materia. La materia non è più soltanto un oggetto fisico, solido, ben determinato. La materia assume quella che viene detta una forma d'onda, quindi c'è una dualità tra onda e particella. L'onda non è l'onda del mare, quella che è. L'onda è una distribuzione statistica in questo caso. Se volessimo essere un po' parlare a livello di libro giallo, potremmo dire che c'è un'onda di delitti che avviene in un quartiere. Cosa vuol dire? Vuol dire che la polizia va a vedere la mappa del quartiere, segna i punti in cui si sono verificati i delitti e dice: guarda, c'è una massima concentrazione di delitti in questa zona del nostro quartiere. Che se lo riportiamo a livello fisico vuol dire che il nostro strumento registra la massima quantità di eventi in un certo modo, in un certo punto. Sì, questo è vero, diciamo che nell'attimo in cui noi andiamo a guardare queste particelle, la vita e la storia di queste particelle subatomiche con i nostri strumenti, andiamo ad alterarne la loro stessa struttura. È il principio di indeterminazione di Heisenberg che ci dice che se andiamo a vedere la quantità di moto non riusciamo a sapere la posizione e viceversa. Perché comunque per osservare un oggetto noi dobbiamo dare energia, energizzando quella parte di spazio e di materia, ne alteriamo in ogni caso la struttura e quindi non avremo mai una informazione e l'altra. Un'altra cosa, quest'onda di distribuzione ha una sua ampiezza. Se la particella è più piccola dell'onda, si comporterà il risultato finale da onda. Se la particella è più grande dell'onda, la parte materiale della particella avrà la meglio sulla parte dell'onda e quindi la parte ondulatoria sarà meno sensibile. Tanto è vero che se ci scomponessimo noi in particelle quantistiche, non saremmo qua dove siamo adesso, saremmo fluttuanti statisticamente in tutto l'universo. Nel momento in cui acquisiamo la nostra massa, le nostre dimensioni, la parte quantistica non ha più valore e noi siamo solidamente ancorati qua, abbiamo un limite ben preciso, oltre al quale non andiamo. E questo è quello che... ecco. Oh. Einstein comunque nella sua teoria della relatività non aveva incluso la parte quantistica. Perché non c'era, era in fase di studio, non era neanche compatibile. Quello che invece adesso si cerca di fare, si cerca di trovare un'unione tra la relatività einsteiniana e la fisica quantistica tramite la gravitazione quantistica. Dove avviene la gravitazione quantistica? Compare a dimensioni infinitesime
dell'universo e a tempi infinitesimi dalla nascita dello stesso. Si parla di 10 alla meno 40 secondi, si parla di dimensioni 10 alla meno 34 metri. Sono le dimensioni di Planck, vengono dette, al di sotto delle quali sia il tempo che lo spazio non hanno più senso. È la misura più piccola, l'universo stesso non ha più la struttura omogenea, la gravità non è più solamente attrattiva e il punto 4 del teorema di Hawking-Penrose, anche lui se ne va a pallino. Il mondo quantistico è assai diverso dal nostro e sarà interessante, è tuttora in fase di studio, continuano a studiare e vengono fuori, poi vedremo una serie di teorie che vediamo subito dopo l'inflazione, che poi con quale concludiamo la serata, e ci permetteranno nel prossimo futuro di sapere qualcosa di più, e già qualcosa l'abbiamo scoperto e altre cose le scopriremo. Allora, cominciamo a parlare dell'inflazione cosmica. Ai livelli quantistici a cui eravamo poco fa, nell'universo si sarebbero dovuto fermare dopo pochi miliardesimi di miliardesimi di miliardesimo di secondo delle particelle collegate all'elettromagnetismo. Sapete che facendo passare la corrente attraverso un filo elettrico si forma un campo elettromagnetico, se mettiamo la limatura di ferro ci sono le righe di forza del campo magnetico, quindi il fenomeno magnetico è collegato al fenomeno elettrico, infatti fenomeni elettromagnetici. Sappiamo che una calamita ha un polo nord e ha un polo sud, e sappiamo che per quanto lo aspettiamo avremo sempre un polo nord e un polo sud. Beh, all'inizio della formazione dell'universo si sarebbero potuti sviluppare delle particelle un po' strane di per se stesse, i monopoli magnetici, solo un tipo di polarità magnetica. Questi monopoli magnetici non avrebbero avuto degli antimonopoli e avrebbero saturato l'universo primordiale e avrebbero contribuito per ben 10 alla 26 volte più delle stelle e delle galassie con esso contenute la sua densità. Quindi al giorno d'oggi avremmo una bella palla di pochi milioni, miliardi di chilometri, ma bella, bella sostanziosamente massiccia, e l'universo non sarebbe quello che è. Invece questi monopoli magnetici non ci sono. Perché non ci sono? Allora, facendo i conti, l'universo, c'è il Big Bang, esplode, si dilata, si formano i monopoli magnetici, si dilata lentamente perché è molto denso, resterebbe molto caldo, sarebbe molto più piccolo, sarebbe molto più caldo, non saremmo qua. E invece siamo qua, e l'universo addirittura, tenete conto che se ha 13,7 miliardi di anni, dovrebbe essere di diametro uguale a 13,7 miliardi di anni luce, invece è di molti molti ordini di grandezza maggiore. Come è possibile? La luce viaggia a circa 300.000 km al secondo, nulla viaggia più veloce della luce, come fa l'universo a avere un volume maggiore di quello che avrebbe dovuto avere per questa espansione? Nel 1980 c'è questo signore che si chiama Alan Guth, era un assistente, era semi disoccupato, era un po' in crisi, è un periodo in cui in America c'è il problema dell'inflazione monetaria. Mentre lì pensa e scrive un foglietto che va poi a seminare in giro per tutte le buche del campus e dei vari distretti, dove suggerisce, corroborato da una serie di calcoli, una sua visione di cosa è successo nei primissimi istanti dell'universo. Dice, nei primissimi istanti di vita dell'universo, poco prima che si vengano a formare i monopoli magnetici e prima che si stabilisse la simmetria materia-antimateria, adesso lo diciamo, l'espansione avesse subito una breve ondata di accelerazione o, per restare in tema, nel tema monetario del momento, di inflazione, quindi si è gonfiato questo universo. La simmetria materia-antimateria, dicono i fisici, corroborati in parte anche dalle osservazioni, che per ogni particella subatomica, per ogni particella presente, c'è un'antiparticella, quindi per l'elettrone c'è un antielettrone, per il protone c'è un antiprotone, per tutta una serie di queste particelle, fino a quelle subatomiche alle più piccole, c'è un'antiparticella. A un certo punto
solo già a livello di protone, antiprotone, elettrone, antielettrone, si formerebbe la materia antimateria. La materia antimateria, nel momento in cui vengono a contatto, si annichilano, si libera energia e sparisce la materia. Cosa sembrerebbe che sia successo? Sembrerebbe che durante le prime fasi dell'universo ci fosse una quantità enorme di materia e di antimateria, ma per ogni miliardo di atomi di antimateria c'era un miliardo e un atomo di materia. Questo un atomo di materia in più è quello che è sopravvissuto all'annichilazione, nella teoria cosiddetta, e ha formato tutta la materia presente al momento nell'universo. Questo qui. La simmetria, perché c'è stata proprio questa variazione, non si capisce, non si sa perché a un certo punto c'era più materia di antimateria, ed è una simmetria che non si sa, però c'è stata e noi siamo qui. In questo momento c'è stata questa accelerazione, c'è stato un predominare di una forza repulsiva antigravitazionale che ha fatto espandere l'universo in maniera rapida. L'universo è cresciuto a dismisura nel giro di poco tempo, come un palloncino. Cosa è cresciuto? È cresciuto il vuoto, è cresciuto lo spazio che c'era tra una particella e l'altra. Essendo vuoto, non avendo massa, è potuto andare più veloce della luce. È come un palloncino che si è dilatato a dismisura rapidamente, per cui l'universo è cresciuto in la sua temperatura, che era elevatissima, è scesa rapidamente. Quando è finita l'inflazione è tornata a salire e poi è scesa nuovamente per arrivare ai 3 gradi Kelvin circa di adesso. Qui eravamo alla 10 alla 9 gradi, 10 alla 9 gradi Kelvin, quindi diceva molto molto caldo. Dallo stato infernale, come l'hanno definito alcuni fisici iniziale, è arrivato pian piano allo stato nostro. In questo punto qua, in questo punto di minore energia, l'universo a quel punto lì ha cessato di espandersi a ritmo rapido, ha cominciato a rallentare nuovamente l'espansione, però nel frattempo si è dilatato e ha mantenuto l'omogeneità e l'isotropia che lo contraddistinguono, e che la ritroviamo poi nella radiazione cosmica di fondo, che è molto uniforme su tutto il campo osservativo. Altrimenti non si sarebbe capito come avrebbe fatto l'informazione a spostarsi da una parte all'altra. È stata solamente stirata. Va bene. Questa inflazione è stata in un punto solo? No, forse è stata anche in più punti. È stata un'inflazione che potrebbe essere detta inflazione caotica, oppure potrebbe essere che una regione inflazionata si sia a sua volta inflazionata un'altra volta. E quella un'inflazione eterna autoriproducente, eccole qua, sono queste qui. L'inflazione caotica, tutta questa serie di bolle, questo qua è il nostro universo, ma potrebbero essercene tanti altri insieme che hanno inflazionato a loro volta. L'inflazione ha spostato l'entropia, il disordine, ai margini della nostra bolla d'universo, che perciò è abbastanza isotropa, omogenea, ed è quella che è. Oppure l'inflazione di un posto ha creato una serie di altre inflazioni, di universi inflazionati, i quali a loro volta ne hanno creati altri, storia che va avanti da sempre, quindi si riproduce all'infinito. L'universo non è più uno, sono diventati multipli, ce ne sono tanti, ma quanti? Proprio calcolando quei problemi di asimmetria, calcolando tutte le variabili che si sono verificate, che compongono la struttura dell'universo, siamo arrivati a questo strano oggetto che si chiama spazio di Calabi-Yau, dal nome dei due scopritori. Sono due matematici, hanno fatto uno studio matematico prima ancora di applicarlo alla cosmologia, e c'è questo ipersolido allucinantemente complicato, contorto, involuto dentro a se stesso, che rappresenterebbe tutte le possibili variazioni di universo. Qui dentro ci sono qualcosa come 10 alla 500 possibilità di universi. Ci sono più possibilità qui dentro di tutti i secondi di vita dell'universo passato, presente e futuro. Questi universi qua li stiamo studiando con i computer di adesso. È stato fatto a pochi anni fa un calcolo distribuito, quindi tra molti computer, pari a circa 400.000 ore di calcolo, che ha dato soltanto qualche informazione sulle zone più periferiche e più esterne. È praticamente incalcolabile. Quindi vedete a che punto siamo arrivati. Noi potremmo essere
all'interno di uno possibile universo, all'interno di questi universi, di questi qua, calcolare quelli che potrebbero essere simili a nostri, quelli che possono essere completamente diversi. E come si ottengono questi studi? Come si spera di ottenere qualcosa? Con le teorie delle stringhe, delle superstringhe, con le teorie della gravitazione quantistica loop e con la teoria di integrazione che è talmente complessa, talmente oscura che ad oggi i fisici e i cosmologi la conoscono, l'unica cosa che sanno è che si chiama teoria M e oltre a quella non si sa nient'altro. Cosa ci sarà dentro? Star Trek? Il futuro? I nostri doppioni, la fantascienza del migliore scrittore di fantascienza? Chi vivrà vedrà e speriamo che la ricerca continui e che si riesca a capire qualcosa. Per il momento siamo fermi davanti a queste bestie qui. E con questo vi ho dato un sacco di informazioni, ve l'ho dato in maniera abbastanza diluita, però insomma spero che vi abbia interessato. Se c'è qualche domanda a cui posso rispondere, perché veramente... Complimenti innanzitutto per questa non facile a dire la verità, non sempre comprensibile. Ve l'ho detto infatti all'inizio che era... Però mi sembra che, non so, se ne leggono tanto, un po' anche da profani, così dell'espansione, no? Poi altre teorie, invece l'universo è sempre eterno, sempre immobile, sempre esistito, eccetera, però... Dentro che cos'è l'universo? Allora, l'universo, lei mi fa una di quelle domande e dice, dentro che cos'è? Una teoria accreditata è che l'universo sia dentro al nulla. L'universo noi lo pensiamo tridimensionale, non è tridimensionale, è come minimo è quadridimensionale. Secondo la teoria delle stringhe l'universo può avere fino a 21 dimensioni, magari 20, sicuramente 10. Dentro cos'è? È dentro al nulla. Che cos'è il nulla? Il nulla è l'assenza di qualunque cosa. Allora la domanda va sul piano filosofico, ma se esiste il nulla, che in realtà non esiste perché il nulla, qui comincia a complicarsi la questione, come fa dentro al nulla a esserci qualcosa? È quel famoso punto nullo geometrico, in questo caso, di energia infinita. Lei mi dice, ma questa energia da dove viene? Non lo so, non credo che lo sappia nessuno. Diciamo che c'è questa energia, si chiama energia del vuoto ad esempio, l'energia quantistica del vuoto che è uno stato, è un campo omogeneo, è un campo di non definito in spazio e in tempo in cui ci sono delle particelle dentro, in cui c'è un'oscillazione statistica all'interno di questo campo che creerebbe di tanto in tanto una particella e un'antiparticella, le quali si annichiliscono subito, ma a seguito di qualche evento leggermente più traumatico come una variazione gravitazionale portata da che cosa? Boh, non lo so. Questo scuotimento dell'onda aumenta un po' di più e la particella si stacca dall'antiparticella e non si annichilisce più e diventa da una particella virtuale a una particella reale. Le particelle reali così ottenute creano spazio, lo spazio pian piano si allarga, porta via volume al vuoto, cioè aumenta di volume di per sé stesso. Noi siamo su questa bolla che si espande, oltre questa bolla c'è il nulla, per quello che ne sappiamo noi. Tra un nulla e l'altro, concedetemi questa licenza, ci possono essere tutte altre bolle, ci possono essere tutti questi spazi. Però dove dentro cosa siamo? È una bella domanda. Dentro al nulla, diciamo che forse la più accreditata è dentro al nulla. Poi qualcuno dice che siamo sul dorso di una grossa tartaruga che cammina, è vero, sono credenze di altro tipo. Però sono domande che vanno oltre la nostra comprensione. Come... Almeno io parlo per me, implicano una risposta metafisica, metà. Ma certamente che sì. Vanno a finire Nella metafisica, non più nella fisica, esatto. In altre concezioni anche. Allora diamo per scontata l'esistenza di una divinità. Che poi, allora, qualcuno ha detto: noi come genere umano siamo qua perché gli extraterrestri ci hanno creati qui. Mi può anche stare bene, ma gli extraterrestri chi li ha creati?
spostiamo la domanda da un'altra parte. C'è la divinità che è sempre esistita, sì, ma dove sta? Perché? Come è sempre esistita? Cosa c'era? E vanno oltre. Noi diamo delle risposte del mondo fisico, delle risposte calcolabili, delle risposte fisiche che hanno una coerenza con ciò che possiamo osservare. Possiamo essere nel giusto, nello sbagliato, nel mezzo giusto. Quello che abbiamo è ciò che riusciamo a calcolare e a soppesare in maniera logica e coerente. E teniamo conto di una cosa, che quando io faccio un esperimento su qualcosa, sono all'esterno dell'esperimento e lo guardo da fuori. Qui noi siamo dentro l'esperimento, siamo all'interno, quindi abbiamo anche un problema di tempo, di dimensioni, di interazioni con quello che ci sta intorno. Noi viviamo dentro a un braccio di una galassia piena di altre cose, che ci occlude la vista a tanti altri fenomeni. Tutto quello che vediamo lo vediamo per riflesso più delle volte. E ai tempi di Newton pensavano che la luce fosse di velocità infinita, che quindi quello che succedeva c'era la contemporaneità degli eventi, quello che succedeva qui adesso era valido ovunque. Non è vero, con la relatività non è più vero. Quello che succede qua e adesso non è contemporaneo a quello che succede da un'altra parte. La luce impiega un tempo ben definito ad andare dal punto A al punto B. Se lo spazio è breve, è apparentemente contemporaneo in realtà. No, un osservatore in un altro posto vede l'evento avverarsi in un tempo diverso. Era come quando abbiamo fatto il diagrammino. Io sono nel punto A, succede una cosa che quello dell'osservatore nel punto B non vede, ma come nel punto C in un tempo successivo vedrà. Noi la luce che vediamo delle stelle adesso è una luce partita 5 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa, 10.000 anni fa. La radiazione cosmica di fondo è quella che viene da 300.000 anni dal Big Bang. E man mano che andremo avanti nel tempo avremo un cono di luce che ci permetterà di vedere sempre più cose. Quello che vediamo adesso è definito dal cono di luce attuale, nostro. Noi siamo qua, vediamo da qui a qui, e più di quello non possiamo vedere. Man mano che ci alzeremo vedremo qualcosa di più rispetto all'inizio dell'universo, che però sarà sempre quello. Ma non andremo mai comunque oltre questa barriera in cui non c'erano ancora i fotoni, quindi non possiamo vedere, è nero, è buio. C'erano delle temperature, c'erano delle radiazioni, ma erano contenute entro la sfera del Big Bang, dentro questo universo che si stava formando. Hai quelle teorie che dicono che l'universo sempre esiste? Questi qua intanto non conoscevano il Big Bang. Dicevano che l'universo c'è sempre... Ma ce ne sono tantissime che l'hanno detto. L'universo è sempre esistito perché ci sta bene che così. In realtà l'universo è cambiato. Queste sono viste che non sono valide, in effetti. Io qua vi ho tagliato la bellezza di 150 diapositive, perché c'erano un sacco di altre cose in più, ma facevamo ancora due serate di lezione. Vi facevo una testa così, alla fine mi dicevate, ma te ne vai un po' a casa che ci hai rotto le scatole. Ecco, diciamo che ce ne sono. Ci sono state teorie di universi in espansione, di universi vorticosi, di universi a bolla, di universi, ma guardate, più ve ne vengono in mente più ne hanno trovate. Ci sono delle teorie che sono tuttora fatte, che non escono fuori dai laboratori perché sono talmente paradossali, talmente assurde, che restano chiuse lì perché non le tirano neanche fuori. Si sanno che ci sono, che ci lavora dentro, magari a volte fa qualche indiscrezione, se la raccontano un po', ma sono delle cose talmente campate per aria che però a volte vengono fuori proprio dai calcoli. Per cui, nell'ambito della radiazione di fondo, ancora, sono le sì, che però forse non è la radiazione cosmica di fondo. Perché stanno ancora decidendo quali sono le implicazioni di queste asimmetrie. Sì, ma tra l'altro adesso dicono, non sanno se è la radiazione cosmica di fondo a microonde o se è quella a infrarosso però, perché non sanno come l'hanno letto. Quindi l'ultima è questa, di 2 o 3 giorni fa. E quindi di nuovo tutto in discussione, quindi è un continuo trovare e scoprire, ma meno male che c'è, perché comunque è un'evoluzione, altrimenti saremmo statici. C'era. Allora, secondo la teoria più accreditata, che l'universo è nato dal Big Bang, no? Sì. E il Big Bang sarebbe una singolarità. Il Big Bang sarebbe una singolarità, certo. Ma si dice che è talmente piccolo che è infinitamente piccolo. Più o meno, parole povere, piccolo quanto? Dimensione nulla. E com'è possibile? Ce l'ha presente geometria euclidea? Il punto è l'ente geometrico privo di dimensioni, è quello che i bambini diventano. Ma cosa? Io lo disegno sulla lavagna, al punto c'è una dimensione. Il punto è adimensionale, non ha profondità, non ha larghezza, non ha lunghezza.
Quindi è lì la cosa strana, avere un non punto, una non esistenza con un'energia, una massa infinite. E questo qua cozza contro la logica. Allora hanno proposto universi che nascono prima di essere nati addirittura. Big Bang, allora un passaggio da un universo a un altro in cui l'universo diventa talmente rarefatto in cui la materia a un certo punto scompare, si demoliscono gli atomi, si demoliscono le particelle, non c'è più niente, si ricrea il vuoto. Questo vuoto dà origine a uno stato delle fasi di dimensioni maggiori che però diventa, si annulla nel momento in cui cresce un nuovo universo che rispetto a questo qua è enormemente infinito, però rispetto a quello che nasce è un punto di dimensioni nulle. È difficile come concetto. Quindi sarebbe una serie di universi che crescono di volta in volta in maniera infinita, ma che rapportati a se stessi nascono da un universo di dimensioni nulle e diventano di dimensioni infinite. Quindi tutta l'energia che c'è nell'universo è in un punto nullo. Sì, perché nel momento in cui le dimensioni si annullano, si divide per zero la dimensione dello spazio. Il tempo va a pallino e l'energia va all'infinito. Perché n diviso 0 uguale infinito. È perché è venuto fuori dai calcoli matematici che hanno fatto, è uscito fuori questo iperspazio che questi due signori, il signor Calabria e il signor Riau, hanno venuto fuori, non lo so, un'arte astratta sembra praticamente, è di una complessità, più si va nell'interno, più si va a guardare quello che c'è dentro e più diventa incomprensibile, ma non si riesce a calcolare, è talmente grande la quantità di dati da calcolare che anche con una serie di calcolatori quantistici che hanno una velocità impressionante di calcolo, non ci si viene a capo di questa cosa qui. Quindi probabilmente, a meno che non sviluppiamo delle facoltà mentali da antichi dei dell'Olimpo, siamo sempre sul limite del fisico, dei cinque sensi, quindi dei cinque sensi della matematica, rappresentazioni, per esempio materia e antimateria, cadiamo sempre poi nella dualità, cioè in quelli che sono i nostri parametri di riferimento. Noi siamo così, siamo fatti. Infatti e ci stiamo avvicinando quasi all'uscire da quel punto, perché oramai ci stiamo avvicinando. Certe dichiarazioni precedenti forse ci portano a questo, quello che stavate dicendo prima. Diciamo che se allora il fisico, la fisica e la matematica spiegano il fenomeno, ma io non credo che ci sia una teoria matematica e fisica, sto guardando il nostro fisico presente in aula, che dice perché c'è l'universo, a cosa serve. Li descrivono, appunto, li spiegano in maniera scientifica, ma senza dire il perché, lo descrivono, però non ti dicono perché c'è l'universo, cosa serve, dove è piazzato e cosa fa. Io sinceramente non lo so. Forse un limite della mente umana, comunque. Forse un limite nostro. Addirittura, io non ve l'ho detto, ma ci sono alcuni scienziati, non quelli della pagina web, le cose strane del mondo, che hanno detto, ma se l'universo fosse una simulazione... Noi viviamo in una simulazione fatta da qualcun altro. Sì. E cosa hanno controbattuto? Hanno detto, sì, va bene, prendiamolo per buono. Una simulazione, per sua stessa definizione, non è mai uguale alla realtà. Quindi ci dovrebbe essere nell'universo, ci dovrebbero essere delle incongruenze che sono visibili a un certo punto e che dovrebbero dirci che siamo simulati. Finora non sono state trovate. Quindi di teorie scientifiche anche paradossali ce ne sono un'infinità. Ci andiamo a perdere in questo campo qui, perché poi le speculazioni sono infinite. Quello che possiamo dire è che ci sono questi spazi matematicamente identificati, ma non calcolati, non esaminati completamente, anzi esaminati proprio scalfiti appena appena, e probabilmente resteranno inguardabili per sempre. Possiamo avere una relatività di Einstein, può darsi che tra 100-200 anni ci diranno sì, guarda, Einstein ha detto una cosa che è valida entro questi limiti, come la teoria di Newton, poi magari diranno sì, ha detto questo, però ho sbagliato perché anche lui pensava che chissà che cosa, invece no, ma
al momento vale quello che abbiamo. Al momento abbiamo le teorie quantistiche, abbiamo le gravitazioni quantistiche, che sono forse lo strumento più evoluto che abbiamo per andare a studiare la struttura dell'universo, la nascita. Quando poi magari riprenderemo quest'autunno, andremo a parlare delle particelle subatomiche, perché comunque l'universo è formato da atomi, è formato da particelle, e lo studio di queste particelle infinitamente piccole ci permette di conoscere qualcosa di più anche sull'infinitamente grande. L'universo primitivo è un universo ad altissime energie, lo studio della fisica delle alte energie ci permette di ricreare in piccolo, entro quello che possiamo, le condizioni dei primi istanti dell'universo. Siamo arrivati a trovare il bosone di Higgs grazie a energie che mi pare che siamo nell'ordine dei 17 giga electron volt, credo che sia adesso, mi pare, o tera electron volt, non mi ricordo più. E l'acceleratore mi pare che siamo a 17, non siamo, no, siamo insomma a 12 o 17, mi pare che sia. Tera electron volt, sì, infatti. E sono quelle lì, a pieno funzionamento. Se facciamo un acceleratore, come vogliono fare, che sia molto più grande, avremo delle energie maggiori. Potremo andare a vedere cose molto più piccole. Perché? Perché più andiamo più sul piccolo, più l'energia aumenta. Perché sono più penetranti, lo vediamo anche con la luce, dal rosso al violetto cambiano le lunghezze d'onda, aumenta l'energia dell'onda. E più andiamo sul piccolo, più queste energie aumentano e crescono e diventano un problema sia da ottenere sia da vedere. Abbiamo tutto quell'intervallo non conosciuto che va dalla dimensione di Planck alle dimensioni del bosone di Higgs praticamente. Non sappiamo ben poco, non abbiamo gli strumenti come voler andare a vedere l'atomo con la lente di ingrandimento. Esatto, quelli arrivano alle energie molto più alte. Man mano che saliremo con l'energia, man mano riusciremo a vedere più cose. E probabilmente, ad esempio, l'energia oscura potrebbe essere qualche particella in questo ambito di energie. Ma per ora non la vediamo, non sappiamo cos'è. Sappiamo che c'è, la ipotizziamo, viene fuori da questi difetti di massa, viene fuori da un sacco di cose. Però se non riusciamo a vederla, quando non c'era il microscopio non si vedevano i batteri, che sono molto più grossi. Domande ancora? E domande, poi questa questione della vita, che poi non è così inventata recentemente, la vita fuori, la vita fuori dalla Terra, è una domanda già dei tempi di Santo Tommaso. La vita fuori dalla Terra, lasciamo perdere qualunque forma teologica, perché non dovrebbe esistere la vita al di fuori della Terra? È una presunzione allucinante. Ci sono condizioni. Potrebbe anche esistere solo sulla Terra. Potrebbe, tra l'altro esiste sulla Terra perché comunque il momento storico è adatto alla vita. Perché le stelle di prima generazione hanno fatto la loro vita, le stelle di seconda generazione ci sono stelle probabilmente anche di terza generazione, ci sono, queste stelle hanno prodotto il carbonio, hanno prodotto un sacco di cose per cui hanno dato ci sono le componenti chimiche necessarie alla vita qua adesso, perché siamo vicino a una stella di un certo tipo, siamo alla distanza giusta, abbiamo tutta una serie di parametri tali per cui la vita sulla Terra esiste. Sono stati trovati adesso recentemente un sacco di esopianeti che possono essere compatibili con la vita, perché pare che ci sia l'acqua, ci sono magari gravità diverse, magari non c'è la vita così, ci saranno dei microorganismi, magari ci sono forme biologiche resistenti fatte in maniera diversa, io non lo so, nessuno l'ha ancora vista, però negare il fatto che ci sia la vita nell'universo, dire che ci sono gli UFO che ci vengono a trovare, questo magari è un pochettino, anche perché io sinceramente fossi un viaggiatore spaziale che mi sono fatto 10-20 anni luce di viaggio, vengo, sto nascosto e scappo via. E poi come ci sono arrivato? Con le nostre teorie della relatività sappiamo che più di 300.000 km al secondo non si fanno, anzi si fanno 287.000 quelli che sono. Sappiamo che questo tra l'altro ci arrivano solo le particelle di massa praticamente, nulla. Perché se no la massa aumenta, ci vuole un'energia infinita. Però per mandare. Le civiltà così evolute sarebbero in grado di fabbricare robot anche a distanze enormi. Questo qua andiamo nella fantascienza, allora diciamo che la civiltà evoluta arriva qua soltanto per via telepatica, cioè, però insomma accadiamo ormai nel fantascientifico, poi su questo se ne possiamo discutere amabilmente intorno a un piatto noi di... Noi
Sì, ma quanti anni gli alieni siamo noi? Esatto, quanti anni abbiamo impiegato per mandare una sonda a partire dal 70? Siamo appena usciti dal nostro sistema. E poi il discorso che si faceva l'altra volta, che si diceva abbiamo messo quel famoso disco con le immagini, vale per noi che abbiamo una percezione visiva così, un'altra civiltà che magari vede in un altro campo di radiazioni o che è cieca alle radiazioni però sente altre cose, magari arriva a staffare qua, lo toccano ma non percepiscono questo messaggio. Quindi anche lì noi mandiamo segnali elettromagnetici in giro sperando in una risposta. Ci può essere... di tutto, sono anni che con la radio sparo. Adesso dalle prime trasmissioni radio praticamente quanti anni luce abbiamo coperto? Già parecchi. Una settantina di anni luce. Il fatto che noi fino adesso non abbiamo registrato niente è o perché una civiltà magari è talmente evoluta e noi non abbiamo gli strumenti per ricevere quello che mandano loro, o perché è meno evoluta, o perché comunque ci hanno risposto solo oggi, ci vogliono 70 anni prima che arrivi la risposta. Aliena come molto evoluta, ci può essere possono essere come noi, come noi adesso, come noi eravamo ad altitudini. Esatto. I dinosauri sulla Terra c'erano, ma non mi risulta che abbiano mai trasmesso un telegiornale, un hit parade o abbiano fatto altre cose. Si mangiavano tra di loro, brucavano l'erba e finiva lì. E ci sono stati 150 milioni di anni, se i conti tornano giusti. Per cui la civiltà apparentemente intelligente è la nostra, noi siamo un'intelligenza tecnologica, siamo un'intelligenza speculativa, non è detto che sia l'unica forma di intelligenza che deve esistere al mondo, all'universo, però siamo nell'ambito comunque delle supposizioni, siamo nell'ambito fuori un po' dalla scienza quasi, ecco, siamo borderline qui. Concludiamo? Allora, vi ringrazio per l'ascolto. Io non so che ore sono perché ho perso il senso del tempo. Quasi 10 alle 11. Non so, vedete voi, se volete fare delle osservazioni, delle cose del genere. Non lo so. Se no, chiudiamo questo semestre e ci rivediamo poi a ottobre. Grazie.